RadioBoo.it quest'oggi abbiamo Lara Maritan, ricercatrice dell'Università di Padova, che è stata la prima firmataria di un articolo che ha scoperto che forse alcune tecniche usate 10.000 anni fa e alcune tecniche usate oggi non sono così diverse. Buongiorno Lara. Buongiorno, buongiorno. Allora, tu sei la prima firmataria, come ho detto prima, di un articolo molto interessante pubblicato dal Journal of Archaeologist Science. Questo articolo parla di salatura del cibo, giusto? Sì, parla in particolare di resti di ossa, soprattutto di pesce, che sono stati ritrovati all'interno di rifiutaie in un fantastico sito archeologico situato nel centro del Sudan, e di resti sui quali sono state rinvenute tracce proprio di salatura. Sono stati ritrovati cristalli proprio di salgemma che sono indicativi proprio della salatura di questi pesci, insomma, e quindi anche di questi resti ossei. Quindi Lara, noi stiamo parlando di sale comune, come lo intendiamo adesso? Sì, esattamente, il sale comune, il sale che noi siamo abituati a utilizzare in cucina. Ovviamente non andavano al supermercato a comprarlo, avevano delle fonti di approvvigionamento e diciamo e utilizzavano salaris, il pesce, per poterne conservare le carni anche nei periodi in cui c'era scarsità di questo tipo di risorsa alimentare. Quindi voi per la prima volta avete scoperto che già all'epoca, stiamo parlando di 9-10 mila anni fa, giusto? Sì, si usavano alcune tecniche che praticamente sono più o meno le stesse che possiamo intendere oggi. Esattamente. E proprio questa sensazione è molto importante perché, come puoi immaginare, la possibilità di conservare cibo permette a una popolazione di potersi organizzare in modo migliore da un punto di vista sociale, sia per tutte le attività correlate, non solo quelle all'approvvigionamento del cibo, ma anche potersi spostare per tragitti più o meno lontani da quelle che sono l'area di, in questo caso, di pesca, quindi potersi spostare per esempio nelle parti più interne, più lontane dall'area niliotica, dal Nilo stesso. Quindi ci stai dicendo che comunque con questa scoperta siete riusciti a capire anche la differenza di modo di vivere, diciamo, nel senso magari le popolazioni non erano più nomadi ma riuscivano ad essere un po' più sedentarie, giusto? E diciamo che questa scoperta è importante esattamente perché sostanzialmente ci contestualizza in un modo più completo, diciamo, quello che stava avvenendo in quel periodo, cioè che sostanzialmente con questa capacità di poter immagazzinare cibo e poterlo conservare per dei periodi più o meno lunghi, queste popolazioni avevano anche la possibilità sostanzialmente non di andare in giro solo a cacciare nei momenti in cui il Nilo non forniva loro il pesce, ma anche di poter avere una vita un po' più sedentaria, insomma di potersi un attimo fermare, ecco, quindi avere anche, e queste indicazioni ovviamente derivano anche da altri studi che si stanno conducendo sui materiali rinvenuti in questo fantastico sito e che ci danno proprio indicazione di questo processo che stava avvenendo sin da questi tempi molto antichi. Infatti Lara, tu hai detto questo sito, raccontaci dov'è e che cosa state facendo? Allora, siamo nel centro del Sudan, siamo sostanzialmente sulla sponda sinistra del Nilo Bianco, un po' più a sud della capitale che è Khartoum, e diciamo questo sito è scavato negli ultimi anni, diciamo da parecchi anni, da un gruppo di archeologi diretto dalla dottoressa Donatella Usai, co-diretto dal dottor Sandro Salvatori del Centro Studi Sudanesi e Subsahariani. A questa attività di scavo e di ricerca legata a tutti i materiali che vengono estratti, diciamo, ma anche ai materiali che sono in posto, diciamo, collaborano varie università, tra le quali l'Università di Padova, l'Università di Milano, l'Università di Parma e alcune università straniere, l'Università di Leuven, e poi ci sono alcune università australiane, insomma, moltissimi, diciamo, ricercatori che si sono dedicati all'analisi di questi materiali. Si tratta sostanzialmente di un ambiente arido, si scava in un ambiente arido, nelle quali sono presenti sia, diciamo, quelli che sono le antiche rifiutaie di questi
di questi gruppi che erano, si erano stanziati lì momentaneamente, ci sono i resti di alcune capanne, c'è il resto di un grandissimo abitato e ci sono anche le sepolture che coprono un arco temporale molto ampio, quindi questa zona è stata frequentata per un periodo molto lungo che va dal pre-mesolitico e ovviamente si protrae durante il mesolitico, il neolitico e le fasi successive che si chiamano meroitico, quindi sostanzialmente diciamo almeno da 10.000 anni fa questa zona era fortemente frequentata e si è in vicinanza del Nilo, quindi sostanzialmente una fonte di approvvigionamento sia idrico ma anche diciamo per quelle che sono le risorse come il pesce stesso, nonché anche perché in questa zona crescono piante che venivano sostanzialmente utilizzate nell'alimentazione di questi individui. E Lara Maritan, tornando quindi alla vostra scoperta, alla vostra ricerca, come hai appena detto tu, sulle sponde del Nilo crescevano anche delle piante e naturalmente c'era la possibilità di pescare. Voi siete riusciti a capire qual era l'alimentazione tipo dell'epoca? E diciamo che l'alimentazione dell'epoca, diciamo mesolitica, sostanzialmente si basava su pesce, ma sono stati trovati all'interno anche di queste rifiutaie resti di altri tipi di animali, quindi di altre faune, che sono faune tipo piccoli bovini. In un caso per esempio è stata ritrovata anche il palco di una giraffa, tanto per capirci, quindi venivano cacciati anche animali di una taglia un po' più grossa, insomma non avveniva solo l'attività di pesca ma c'era anche attività di caccia. E inoltre sono stati ritrovati resti, e questi si sono ritrovati sul tartaro dei denti di questi individui, che fanno pensare ai primi utilizzi dei cereali sostanzialmente nell'alimentazione di queste persone. Quindi inizialmente probabilmente si trattava di un utilizzo sporadico che poi è diventato via via nel tempo un'attività legata all'introduzione della fase agricola e della coltivazione sostanzialmente di questi cereali. Lara, noi ti ringraziamo molto perché sei stata molto chiara sulla tua scoperta ed è sempre molto interessante tentare di capire come si viveva 10.000 anni fa. Quindi ti ringraziamo molto e magari ci risentiremo in futuro quando naturalmente continuerete su quel sito a scoprire nuove cose particolari. Grazie mille a voi. Grazie mille e buona giornata.